Eccoci, buonasera a tutte e a tutti, grazie alle relatrici e agli autori di questo bellissimo libro che oggi presentiamo. In realtà volevamo aspettare per fare una presentazione dal vivo e che faremo quando sarà possibile, ma non volevamo perdere l'occasione per presentare il libro di Luisa Mariani e Giovanni Zaccherini con le 60 interviste alle donne importanti di questa città, perché siamo ancora dentro al palinsesto dei talenti delle donne, di cui peraltro il libro appunto porta testimonianze importanti in vari settori, in vari ambiti della nostra città. E siccome il palinsesto, che peraltro doveva durare fino a dicembre 2020, è stato prorogato fino alla fine di aprile, però appunto volevamo che anche questa iniziativa così importante per la nostra città rientrasse in questo palinsesto dei talenti delle donne. Quindi abbiamo comunque deciso di fare oggi l'iniziativa online e una presentazione anche breve, ma comunque di spessore per le protagoniste che ascolteremo, per dare appunto intanto un inizio e poi ci ritroveremo invece dal vivo quando sarà possibile, con un momento anche più strutturato, più organizzato e soprattutto che ci darà più spazio per conoscere il lavoro di queste donne che sono state intervistate e che fanno grande la nostra città, ma soprattutto esprimono quello sguardo di genere che per Milano, come per il resto del paese e del mondo, è fondamentale come risorsa proprio anche nelle attività produttive, culturali, scientifiche, imprenditoriali, di volontariato, rispetto anche all'ambiente, alla comunicazione, a tutti gli ambiti dove anche le donne hanno ruoli fondamentali proprio come motore di sviluppo della nostra città e del nostro paese. E in particolare, devo dire, in questa fase post-pandemica ancora più importante perché abbiamo visto quanto invece queste competenze siano necessarie proprio per quel cambiamento e per quella trasformazione della città che stiamo affrontando dopo quello che abbiamo vissuto e quanto invece le donne abbiano risentito drammaticamente di questa fase proprio perché le difficoltà sono state enormi e le condizioni quindi di lavoro, in particolare delle donne, hanno avuto una ricaduta drammatica e quindi è un momento fondamentale per noi essere qua e ribadire appunto le competenze e le capacità delle donne che insieme a quelle degli uomini costruiscono la città di oggi e di domani. E quindi io per non perdere tempo, perché siamo tante e vorrei dare voce a tutti, anche se con un tempo molto breve, perché siamo sui 3-4 minuti, avrò questo ruolo anche abbastanza antipatico di fermare gli interventi più lunghi, ma so che saremo tutti nei tempi perché siamo abituate a essere sintetiche. E io darei immediatamente la parola a Luisa Mariani e a Giovanni Zaccherini, che appunto ci introdurranno un po' al lavoro e poi procediamo con gli interventi. Prego. Grazie. Ringraziamo soprattutto e anzitutto Diana e la Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di cui lei è presidente per questa bellissima opportunità, tanto più che inserita nel palinsesto dei talenti delle donne. E ringraziamo tutte le intervenute relatrici perché così numerose daranno volto e voce alle pagine del libro proprio incarnandone il significato. Quindi poche, pochissime parole sul nostro progetto. Il nostro progetto Milano e Donna è nato nel 2017 per raccogliere, testimoniare, divulgare la presenza femminile nella città. Siamo arrivati già a due volumi, di cui Milano e Donna è il secondo, per un totale di 130 interviste che variano dalla cultura all'imprenditoria, alla ricerca, allo spettacolo e quindi danno un panorama completo del contributo delle donne alla città. Ora, stiamo lavorando a una terza serie che pensiamo che sia molto significativa perché riguarda le donne che curano, cioè le donne nell'ambito della medicina, della psicoterapia, del volontariato, dell'assistenza che così generosamente e con una capacità imprescindibile hanno condotto e stanno conducendo questo momento particolarissimo della pandemia. Bene, io dirò anch'io velocissima due parole sul libro, un po' sul contenuto del libro, ma un po' sullo spirito anche del libro, proprio per permettere a tutte le donne che hanno piacere di parlare oggi di avere giustamente un loro spazio. Allora dirò che a me sembra proprio un bel libro.
Bello perché è fatto con tutte le donne che lo abitano molto degnamente e gloriosamente, e di cui noi abbiamo raccolto la storia, una storia non solo professionale, ma anche personale. Allora, di questo libro io vorrei sottolinearne, oltre che la bellezza, anche l'aspetto della relazione. Quella relazione che si è instaurata durante le nostre conversazioni ha dato luogo ad una circolarità di pensieri che ha co-costruito la trama del discorso e perciò il contenuto del libro. È stata davvero un'esperienza particolare, inaspettata, arricchente, densa di pathos, che ci ha dato l'occasione di conoscere tutte queste donne non solo come personaggi di spessore non comune, come vedrete, sono veramente eccezionali, ma ci hanno anche dato la possibilità di toccarle e di misurare la loro profondità, che è davvero pregevole, inestimabile. Per cui questa esperienza è stata estremamente coinvolgente e arricchente e noi ci sentiamo molto grati per tutto quello che queste donne ci hanno dato. Anzi, mi piace anche pensare che il nostro parlare, da cui appunto è scaturito il libro, abbia germinato una sorta di poesia della mente. E poesia sono anche le immagini che corredano il libro e lo caratterizzano, direi, anche proprio come libro d'arte, ad iniziare dalla copertina di Alina Kalczynska-Scheiwiller, e che, ecco, non so se si riesce a vedere, è un acquerello molto bello dal titolo Leggendo il fondo del mare, fino all'inserto in fondo al libro di tante tavole, qui purtroppo non riesco a farvele vedere. È un cahier di ben 18 tavole e che sono le poesie per immagini ancora di Alina Kalczynska, ma anche di Rosanna Bianchi Piccoli. Per cui è come se fossimo di fronte a un mindscape, che parla di affetti e dell'incontro, con la bellezza nel mondo. Queste opere d'arte, che a me piace considerarle come personaggi del libro, insieme a tutte le donne che lo abitano, sono personaggi onirici, evocativi. Perciò queste immagini contribuiscono fortemente a dare ulteriore spessore al femminile, il femminile che è contenuto e forma, senso e significato ultimo del libro, Milano al femminile, appunto. E che ora noi abbiamo l'opportunità di veder vivere, animare, dando voce e immagini a molte delle sue donne che ora sono qui con noi a raccontarsi. La parola a loro. Grazie, grazie. Adesso diamo subito la parola. Io volevo solo dare anche un avviso tecnico, perché appunto siamo tante e quindi adesso qualcuna è in lista d'attesa, ma perché le faremo partecipare e salire quindi sullo schermo nel momento in cui si discuterà del tema di cui loro appunto sono competenti e hanno parlato nelle interviste, perché altrimenti non ci stiamo tutte. Quindi, siccome leggo messaggi di persone che dicono sono in attesa, e poi arriva per tutto il momento di esserci, ma non ce la facevamo purtroppo a essere tutto insieme. Quello sarà il momento bello quando dal vivo ci ritroveremo e allora saremo proprio tutte. Io volevo anche ringraziare, prima di dare la parola e lasciar parlare solo voi, perché ho avuto l'onore di scrivere la prefazione di questo libro, che mi ha consentito non solo di riflettere ancora di più su quanto le donne appunto sono risorsa della nostra città, ma soprattutto di conoscere, come diceva bene adesso Luisa, anche tante donne di cui ho sentito parlare, ma che non avevo incrociato. E quindi è davvero questa rete preziosa che, grazie al libro, si è strutturata in modo più organizzato, direi, e anche più virtuoso per la città. E quindi è un altro elemento per cui io sono grata davvero a questa occasione che ci ha fatto incontrare, perché sono certa che l'alleanza poi di tutte noi con professionalità diverse sia una risorsa
preziosissima proprio per poter ancora di più essere forti nelle diverse professioni, ma proprio sostenendoci a vicenda, perché sono convinta che questo sia uno degli elementi di forza anche delle donne capaci di lavorare insieme. Quindi grazie davvero e passerei la parola alle due ospiti. Lascio però voi che avete fatto la scaletta, ma vedo che ci sono sia Donatella Massimila che Gaia Calimani e quindi partiamo con loro e intanto faccio poi salire le altre donne della cultura e dello spettacolo e del teatro che hanno appunto partecipato a questo bellissimo progetto. Chi va per prima? Ma dunque, io pensavo se Irene, che deve allattare la sua bambina di 7 mesi, vuole essere lei, però adesso qui non la vedo. Esatto, facciamo salire Irene. Non la vedo più neanch'io. Comunicato Allora, che partite comunicato voi. per presentarsi, e allora magari vedi un po' tu, insomma. Gaia, vai. Grazie, buonasera, grazie a tutti, grazie di questa bella opportunità. Io come presidente di Manifattura Teatrali Milanesi, che quindi di una realtà che insomma da più di 400 giorni è chiusa, ma che a Milano cerca molto spesso, ha cercato fino adesso di raccontare un po' delle donne, delle storie delle donne, essendo una realtà prevalentemente di teatri, di teatro e di cultura, ma anche di formazione di giovani ragazzi e ragazze. MTM ha all'interno proprio un filone che si intitola Le ragazze raccontano e quindi penso che ci sia grandissima attinenza con questo libro. Perché noi abbiamo fino alla chiusura, diciamo pre-pandemia, abbiamo voluto col filone delle ragazze raccontano, io e Valeria Cavalli, di cui appunto si occupa insieme a me, scegliere e selezionare un filo che non è un filo rosa, è un filo di creatività al femminile, di racconto, dove venissero, come dire, venissero evidenziate quelle che possono essere le drammaturghe, le registe, le costumiste, le tecniche, cioè figure legate anche molto all'artigianato teatrale, all'artigianato culturale, dove penso che le donne mettano e diano davvero il meglio di loro, perché se si parla di creatività, si parla di cura, si parla di artigianalità, si parla anche di credere a una cosa fino in fondo, no? E quindi ecco, sono le ragazze raccontano che Manifatture Teatrali Milanesi andrà avanti dalla riapertura a portare avanti. E quindi mi candido anche il Teatro Litta, ovviamente, per essere un luogo di presentazione di questo libro dal vivo, perché mi piacerebbe molto ospitarle e ospitare un po' di queste donne di cui voi avete scritto. Ecco, quindi io vi ringrazio e quello che posso dire è che appunto candido il Teatro Litta ad essere un vero palcoscenico per portare i racconti di queste donne. Grazie, Grazie, sarà grazie. bellissimo, grazie, grazie. Senti, scusate, approfitto per dire a Diana che mi ha Sì. Sì, mandato un messaggio Irene dicendo che mi leggo. Adesso deve Gaia esce e entra fai lei intanto. Grazie davvero Gaia entrare. Ciao perché a tutte, vi la aspetto. regia del tuo lavoro è straordinaria, quindi ci troviamo a breve. Grazie. Grazie. Vi Ciao. aspetto. Grazie. Vai Donatella. Allora, io innanzitutto saluto questi amici cari perché sono veramente persone belle che sono state vicine al lavoro del CETEC dentro fuori San Vittore e venendo a vedere soprattutto gli spettacoli in questi anni di Anna De Marchi sempre, però soprattutto devo ringraziare anche Luisa e Giovanni che ci hanno appunto seguito e mi hanno intervistato soprattutto perché erano colpiti da questo lavoro anche molto invisibile, no? Di questi percorsi pedagogici di formazione fatto dentro e fuori il carcere, ma anche e soprattutto con le donne. Quindi un lavoro di una donna regista
non siamo poi tantissime con Rusha Mala, Senigallia e poche altre, ogni tanto ne parliamo anche in convegni ad hoc, però quello che mi sembra molto importante è passare il testimone alle giovani artiste e farlo anche con la consapevolezza che il teatro nei luoghi altri non è solo una forma di teatro terapeutica, è una forma artistica, è una forma di teatro necessario, è una forma che io ho raccontato appunto a Luisa e Giovanni, è nata da una grande, come dire, proprio da una grande motivazione. Il fatto di aver conosciuto attraverso dei grandi maestri, come era Grotowski per me, quanta capacità trasformativa il teatro ha nei luoghi del disagio e con le persone con sofferenza. Diana lo sa, è venuta anche pochi giorni fa ad un convegno, sempre organizzato dai Talenti delle Donne, dove con le mie attrici di sempre, Gilberta Crispino ed altre, ma soprattutto con le attrici detenute ed ex detenute, abbiamo messo in scena un frammento streaming, ma anche per poche persone che erano presenti dal vivo per il convegno, perché per dare veramente la testimonianza di quanto per noi sia necessario che il lavoro del teatro sia riconosciuto, ma non solo il teatro delle donne libere, ma anche il teatro delle donne recluse, il teatro delle donne che attraverso il teatro trovano una nuova chance per seguire dei percorsi di reinserimento, grazie anche al Comune di Milano, con borsa lavoro ne abbiamo una, Elena, che esce la mattina e torna la sera in carcere e un giorno sarà affidata socialmente all'esterno attraverso il lavoro d'attrice. Questa è una cosa molto importante, quindi che la riapertura sia anche, e lo posso dire subito, anche nello spazio Alda Merini che adesso gestiamo a Via Magolfa, con anche un'altra nuova presentazione di Milano al femminile. Vi aspettiamo, sarà un tour itinerante emozionante. Ciao a tutti. Grazie, Grazie. grazie, grazie. Ecco. Ecco, Irene è arrivata, approfittiamo. Ce l'ho fatta, scusate, ho avuto qualche problema di audio e di connessione. Bene. Allora, vabbè, intanto ci tenevo, buonasera a tutti, ci tenevo a ringraziare moltissimo Luisa Mariani e Giovanni Zaccherini che mi hanno dato questa opportunità. E vabbè, mi presento, mi chiamo Irene Natale, sono una cantante, sono la cantante del gruppo jazz di Paolo Tomelleri, ma negli ultimi anni ho intrapreso anche dei progetti personali, in piano e voce. Riprendendo alcune canzoni e rifacendo a modo mio di alcune donne cantanti e musiciste, come per esempio Edith Piaf, Nina Simone, Joni Mitchell, che mi appassionano e mi ispirano continuamente. E grazie a loro, appunto ispirata dal loro lavoro, ho iniziato a scrivere le mie canzoni, di cui scrivo testi e musica. E l'anno scorso ho fatto uscire il mio primo EP che ho chiamato Talea, in pieno Covid, un po' in sordina. E Talea parla della preziosità di ciascun individuo e di come ciascuno di noi sia in grado di trasformare tutto quello che per noi è difficile, che ci fa soffrire, in creazione di valore. Vorrei brevemente condividere le mie speranze per il futuro, dato il periodo difficile. Rispetto alla mia professione, spero di intraprendere nuove collaborazioni per unire e confrontarmi su idee diverse. E invece, visto che appunto si parla ancora di parità di genere, rispetto a questa cosa qua, spero che in un futuro non troppo lontano non si parlerà più di genere, ma si darà l'attenzione all'importanza dell'individuo in quanto essere umano. Mi è stato proposto di cantare qualcosa, per cui ho scelto di cantarvi e suonarvi una canzone che non ho mai fatto uscire, che ho scritto prima di rimanere incinta, e che è una ninna nanna, e la dedico e parla di una bambina che non vede l'ora di divorare il mondo, e la dedico a tutte le bambine e le bambine che sono i tesori del nostro futuro. E ve ne suonerò solo un pezzettino perché non c'è molto tempo, spero di non rubare troppo tempo alle altre persone. Ma no, grazie. Grazie, grazie. Senti, e in particolare la tua bellissima bambina, Olivia.
Mi sentite? Sì. Sì? Va bene. Sì. Mira nella radura, scopre i segreti senza avere paura. Forse non lo sa, ma la curiosità come l'energia del vento. Mira, sicura in testa il suo cappello rosso, da sola se ne va. Danza libera, danza libera. Canta libera, canta libera. Dorme, ora mia, e dentro i sogni vaga appunto verso nuovi mondi. Al sole, col corpo abbraccia una coperta calda, la stringe forte a sé. Sogna libera, sogna libera, sogna libera, canta libera. Sogna libera, canta libera. Grazie. Grazie, grazie Irene, grazie, tanti auguri a te, alla tua bambina e alla tua vita. Ecco, credo che ci sia Stefania, o Irene Natale o Stefania. Auguri a te, alla tua bambina e alla tua vita. Sì, ciao a tutti. Salve. Beh, intanto grazie di questa bellissima iniziativa, sono felicissima di partecipare e grazie anche appunto di far parte di questa di questo bellissimo libro davvero. E io mi presento anch'io, sono Stefania Tansini, sono una danzatrice interprete ma anche un'autrice. E ho iniziato da qualche anno a portare avanti una mia ricerca personale proprio sul corpo. E la mia ricerca ha proprio come punto centrale il corpo, inteso come possibilità che abbiamo, forse l'unico strumento che abbiamo che ci permette di entrare in relazione con il mondo, ecco. E per me il corpo è sempre stato centrale, sempre, da fin da quando ero bambina, e adesso è diventato veramente uno strumento grazie al quale realmente possiamo entrare in dialogo l'uno con l'altro. Il fatto che adesso viene meno questa cosa è un momento veramente catartico, soprattutto appunto per il mondo dell'arte. Ecco, io non credo che, almeno per il mio credo, il lato
questo lato multimediale possa esaudire ugualmente, cioè credo non si potrà mai, il teatro non morirà mai, così come i corpi, così come le vere relazioni, ecco. Quindi diciamo, il mio lavoro è fondato tutto su quello che in questo momento non possiamo esperire, ma che in qualche modo riusciremo a uscirne, ecco. E quindi ho creato e sto creando dei pezzi coreografici sia solisti che di gruppo, appunto, quindi sono interessata sia a dei corpi soli che a delle relazioni con il corpo, ma la cosa, diciamo, il fil rouge di tutta la mia ricerca è proprio la questione relazionale, il fatto del corpo come strumento per, cioè un corpo che non ricade su se stesso, ma che viene uno strumento reale, una spugna che grazie al mondo si pone in relazione agli altri. E questo per me è molto interessante, ecco, c'è tutta poi una pratica, una serie di questioni più tecniche proprio legate alla danza, ovviamente il mondo dal quale vengo, ma che attraversano proprio il corpo in quanto umano, cioè cosa c'è di più umano del corpo, ecco. E io non vi posso far vedere niente a livello fisico ora, però se vi interessa ci sono dei video sul mio sito, ecco, che è stefaniatanzini.com, ci sono anche dei piccoli brevi video, ecco. E in tutto questo, per chiudere, volevo ringraziare appunto anche il motivo di questo libro, che è appunto la città di Milano, e con tutte le sue opportunità che mi ha dato, sia formative tramite la Paolo Grassi, con la direzione di Manuela Guattini, una scuola che a me veramente ha proprio iniziato, una scuola iniziatica reale, che mi ha aperto, ecco, delle visioni, mi ha messo dei semi interiori che ho potuto coltivare autonomamente, ma quel passaggio è stato fondamentale, e anche tutti i centri, non solo le scuole, le accademie, ma anche appunto i centri di residenza, gli spazi prova, la Triennale, i festival, da Milano Oltre a FOG, insomma, Milano è veramente un fulcro dove è possibile, come non da altre parti magari, ma è possibile davvero farsi attraversare da esperienze non quotidiane, ecco. Grazie. Vedremo, noi li abbiamo visti, i tuoi balletti che sono eccezionali davvero, un peccato non poterli vedere qua, ma se davvero riusciremo a fare dal vivo, come spera anche Diana, un incontro, certo. Ci teniamo molto. Certo. Che tu, prima o poi. Vediamo. Ciao. Ecco, poi abbiamo... Marinella Guattini non c'è? No. La Marta non c'è? Marta? Allora, aspetta che guardo, Marta non c'è. Irene Casali? Sì. Però io l'ho già messa, è già sul... C'è già, ma non ha la telecamera accesa e non sta... Non so. Io l'ho già... L'ho già fatta entrare, però non so cosa le sia successo, ma non la vedo. Fai entrare chi c'è, presenteremo. Irina Casali? Ma non... Eccola. Eccoti. Buonasera, ero lì, ma non sono tanto abile con questi strumenti, quindi ho fatto un po' di caos. Grazie mille. Prego. Mi sentite? Mi sì, sentite? Sì, ben arrivata. Grazie Diana, grazie mille, grazie per l'invito, sono emozionata, insomma adesso non saprei bene che cosa raccontarvi, però innanzitutto mi presento, e sono Irina Casali e lavoro in un teatro, si chiama Fabbrica dell'Esperienza Milano, e mi occupo appunto di teatro. Faccio teatro da quando ero piccola, quindi sono nata in una storia, in una tradizione teatrale della Comuna Baires, quindi i miei genitori hanno fondato questo gruppo, io li ho seguiti
delle loro varie avventure. In realtà nasco. Mi sentite? Sì? Ah, sì. No, nasco da un altro, vengo dall'Argentina, però diciamo, Milano è stata la mia casa, mi ha adottata sin da piccola, quindi sono cresciuta in questa città che mi ha dato molto. Si parlava prima di formazione. Sì, effettivamente Milano è stata una grande scuola, scuola in tutti i sensi, nelle scuole dall'elementare, dagli asili. Io ricordo ancora gli asili autogestiti degli anni 70, che per me sono stata un'esperienza molto, molto bella, e quegli anni li attraversati da bambina, evidentemente, però sono stati molto potenti anche dal punto di vista artistico. Poi chiaramente quegli anni vissuti all'interno di un gruppo di teatro hanno segnato un teatro comunitario, poi, che viveva l'esperienza artistica anche legata all'esperienza della vita, che era in quegli anni anche era molto più diffusa. Però questo marchio, per così dire, no, di nascita mi è rimasta in una esperienza sia diciamo artistica, ma che ha segnato proprio anche la quotidianità, e che oggi in mutate forme, perché poi le cose sono anche cambiate, il mondo stesso è cambiato in molti modi intorno, la città anche è cambiata, e quindi ha subito tante trasformazioni. Però ecco, quello che cerco di fare è coltivare ancora questa forza della comunità, dell'umano, e dell'esperienza dell'umano che si può fare nella relazione intima che il teatro permette, come altre forme d'arte, no? Adesso sono felice di aver assistito a una bellissima anche interpretazione, e mi emoziona sempre la potenza della comunicazione che viene attraverso l'arte, attraverso tutto quello che anche non è solo di parola, ma appunto la gestualità e l'espressione primigenia dell'essere umano. Qui passano i sentimenti, le emozioni, che sono ciò che ci determina in maniera preverbale, ancora prima di diventare soggetti parlanti, no? Ma ci accoglie, ci forma e ci rimane dentro come patrimonio. Un patrimonio, adesso finivo proprio, vengo da una lezione che tenevo in queste forme online, che adesso purtroppo sostituiscono insomma la posizione di presenza, ma dicevo, questa relazione relazione che è una relazione di percezione, di sentimenti, è la prima relazione dell'essere umano quando viene al mondo, che è quella del bambino, no? La relazione del bambino con gli affetti, con la madre, è la relazione del sentimento, è quella che passa attraverso l'espressione anche dell'arte. E sono fortunata di poter, diciamo, poter portare avanti questo lavoro e concepire il teatro sia come formazione che come forma di espressione, proprio in questa sorta di condivisione dell'umanità più forte, insomma, dell'umano nella sua radice, ecco. E come sì, sono d'accordo con tutto quanto è stato detto prima di me, cioè che comunque non credo che cambierà molto dopo la pandemia, anzi spero, ma lo credo anche, che ritornerà più forte il bisogno di ritrovarsi, risentirsi nei corpi, come si diceva, nella presenza, nello scambio. Perché è vero che gli uomini si abituano a tutto, però ci mettono anche un po' di tempo. Io spero che questo tempo che siamo sospesi, per così dire, non sia e non sarà comunque abbastanza per poterci sradicare dalla nostra natura più profonda, che comunque è quella. e quindi ho fiducia in questo e sono felice di poterlo continuare a fare, sia in questo spazio adesso che è chiuso all'esterno, nel senso che non so se riapriremo, forse dopo il 20, speriamo, adesso non sappiamo ancora, ma diciamo è chiuso per adesso all'incontro col pubblico come spettacolo, chiaramente, come tutti gli altri teatri. Noi continuiamo a lavorare, anche noi in questo momento stiamo lavorando nel lavoro, nella ricerca, sia nella pedagogica, nella creazione, quindi di lavori nuovi, di creazioni. E speriamo presto di poterle condividere, perché ci sono tante cose che nel frattempo si sono potute riflettere, maturare e approfondire anche in questa dimensione che nella sua drammaticità, come è evidente, perché questa dimensione drammatica rimane ed è un basso di fondo continuo che non possiamo eludere, ma poi in realtà ci sta dando anche la possibilità di
possibilità, come obbligata, no? Però a questo raccoglimento, a questa dimensione l'uomo del raccoglimento, che è una dimensione che per un artista è anche importante e che diventa un'occasione, in attesa ovviamente di ricondividere, però, no? Di riscambiare, certamente, non per lasciarla lì. Speriamo presto. Grazie Irina. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti. Non si sente Diana. No, stavo guardando perché ho visto Marta che scrive sulla chat che è arrivata, però non la vedo tra le persone entrate nello stream. E quindi non so come fare. E per cui credo che Anna Gerometta, che non c'entra col teatro, ma che credo che so, però in fondo teatro e ambiente. Ah no, è arrivata Marta. Anna, puoi aspettare un attimo perché poi ci sei subito tu, perché ho visto che voleva intervenire, ma ho visto anche Marta arrivare, quindi faccio entrare Marta. Vai Marta. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Noi siamo collegati direttamente dal quartiere Niguarda, che Luisa conosce bene perché mi ha intervistato proprio sulla mia attività, sulla nostra attività nel quartiere Niguarda, attività di teatro comunitario. Quanto c'entrano le donne, vero Luisa? Sì, ma non solo per quello, ma perché io sono nata lì, in Via Polo. Beh, certo. C'è un legame profondo con la terra e con le origini, che anche questa è tutto un anelito femminile, ma per dimostrare che il femminismo intersezionale esiste ed è realtà e può funzionare, vedete alle mie spalle il maestro Wolf, nonché mio marito, col quale siamo attivi nell'arte e nella vita. E ci confrontiamo quotidianamente sulla questione appunto del femminile e dei ruoli. Allora, è interessante come nella nostra vita, nella routine quotidiana, ma anche nella nostra attività artistica e compositiva, questi ruoli possano essere elastici e in qualche modo battuti non in maniera stereotipica. L'ho detta troppo difficile, insomma, combattiamo gli stereotipi dimostrando nel concreto che siccome Wolf è molto bravo a cucinare, io posso anche evitare di occuparmi della cucina mentre monto amabilmente le mensole in casa. Oppure anche che un ruolo tipicamente maschile come il regista di compagnia sia occupato invece da me, che ho una maggiore capacità di coordinamento e che mi avvalgo insomma di una leadership prettamente fondata su alcune caratteristiche femminili, non che siano migliori o peggiori, ma sono delle caratteristiche che funzionano soprattutto in queste esperienze di teatro comunitario, dove c'è bisogno di coordinare dei gruppi, ascoltare i bisogni e le necessità di tutte le persone che si vogliono avvicinare al teatro, come ricordava Donatella prima, con la quale abbiamo tanto collaborato e che salutiamo molto caramente, che è necessaria questa modalità di leadership femminile, è più funzionale, ecco, per l'accoglienza, per la cura in un teatro che trasforma, crea, vuole essere uno strumento per lavorare insieme alle persone e lavorare soprattutto sul soddisfacimento dei propri desideri. Ma questo poi avviene in maniera molto magica, sia per quel che riguarda i cittadini e le cittadine che aderiscono ai nostri progetti di teatro e comunità, ma anche per quel che riguarda l'equipe di lavoro, che si mette in discussione su una serie di appunto preconcetti, cioè che il regista, dato che il regista deve trattare tutti male ed essere sempre sicuro di se stesso e avere la soluzione, invece in un'ottica partecipativa non si discute poi chi ha la decisione finale, ma è il processo che porta a quella decisione finale, di cui il regista, la regista nel mio caso, si prende la totale responsabilità e quindi è giusto che decida poi alla fine, ma il processo di lavoro è basato sull'inclusione di tutti i contributi e sulla partecipazione. Allora, questi processi forse sono più lunghi, ma alla fine dei conti creano più coesione, comunità, creano un prodotto artistico più bello, mi permetto di dire, perché è
di tutti, è sentito proprio come si sente questo grande senso di appartenenza per la creatura artistica che nasce da questo tipo di percorsi. Allora, questo è un po' quello che ci attraversa. E vi lasciamo con una canzone. Beh, poi leggete il libro, comprate il libro online. Ormai tutti sanno fare tutto. Dico, comprate il libro, è facilissimo. Basta cliccare in un attimo, ce l'avrete e scoprirete tutto. Comprate il libro, tra l'altro mi offri l'opportunità di dire che ci siamo dimenticati di ricordare che i proventi del libro vanno tutti alla Casa Sollievo Bimbi del Vidas, per cui è anche buona cosa per i bambini oncologici. Grazie, questo è un bellissimo gesto, anche noi, se riesco a inquadrarci, ma anche noi abbiamo attivi tanti progetti, nonostante i teatri siano chiusi, ci trovate sulle nostre pagine minimateatralia.it oppure duperdu.org. E niente, dopo, insomma, i percorsi che facciamo sono sempre molto allegri, pieni di spirito e di entusiasmo, ma poi non ci vogliamo mai dimenticare anche di situazioni più gravi di cui sappiamo, non ce le vogliamo mai dimenticare. Allora mi è venuto da cantarvi Desdemona. Vai. Grazie. Non respiro più, mi manca l'aria, il collo bianco, non respiro più, i tuoi occhi poi, rossi d'amore, tolgono il senso ai tuoi gesti, sai, ma già tutto sfuma. Come dentro una bruma libera da ogni male, sono pura ormai, candida come del sale. Muore d'estate. Grazie, grazie. Questo era un brano contro la violenza sulla donna. Esatto. Grazie. Che speriamo appunto di combattere con tutte voi. Grazie a tutte. Un saluto a tutte le colleghe. Ciao, ciao. Ciao. Ecco, è arrivata Domitilla. Prego, Domitilla, vai. Vero? Eccoti. Buonasera, io innanzitutto ringrazio per avermi coinvolto e ringrazio ancora i signori Zaccherini per avermi coinvolto anche nel libro, che è stato un onore enorme per me e per la mia famiglia. Io sono un'attrice, mi sono formata a Milano, anche se poi ho lavorato anche altrove, anche a Roma, anche da altre, in altre città, e ho un legame con Milano che è stato formato anche dalla mia famiglia, che ha vissuto Milano negli anni 50, fine anni 50, primi tutti gli anni 60. Persone che venivano dalla provincia, che però hanno vissuto la fascinazione di quegli anni e me l'hanno trasmessa fin da bambina. Mi hanno anche trasmesso il gusto per il dialetto, che poi ho voluto studiare a livello filologico per avere a che fare con veramente il tesoro di un popolo. Perché la filologia estera ci invidia i dialetti in Italia. Ho avuto modo di sentire parole di professori da questo punto di vista, però ho avuto modo anche tramite teatri come il Teatro della Memoria di Milano, con cui collaboro da tanti anni, di avere un approccio consapevole al dialetto, di non avere un approccio superficiale,
un approccio anche un po', se vogliamo, imbarbarito da certe forme di ripeto, superficiale, che a volte secondo me danneggiano anche l'immagine del dialetto e l'approccio che la collettività ne ha, perché creano degli stereotipi che non dovrebbero esserci, perché gli stereotipi tolgono ricchezza alle cose. E d'accordo con i signori Zaccherini, io oggi vorrei farvi sentire un brano, un piccolo brano, mi raccomando, della Ninetta del Verset. Per chi non lo sapesse, la Ninetta del Verset è la protagonista di un componimento del 1815-1816, uno dei principali fautori della cultura milanese storica, che si chiama Carlo Porta e di cui quest'anno si celebra il bicentenario della morte. La Ninetta del Verset è un personaggio, abbiamo detto, della Milano popolare di 200 anni fa, ma è di un'attualità che io dico dolorosa, un'attualità inquietante, perché questa donna, fatto salvo il femminicidio, subisce qualsiasi forma di violenza un uomo possa esercitare su una donna, dal ricatto per possederla, un ricatto psicologico, lo sfruttamento, la violenza fisica, e quello che noi oggi chiamiamo stalking viene lui quando lei lo lascia, perché non ne può più, la perseguita, la fa perseguitare, oltretutto la fa met in cansun, come dice lei, però lo fa in maniera brutale, in maniera violenta, in maniera cattiva, quello che oggi chiameremo uno stalking mediatico. Allora, noi abbiamo scelto un brano che non sia eccessivamente violento dal punto di vista linguistico, perché la Ninetta, per chi non la conosce, è traumatica. È per quello che richiede anche una certa conoscenza della cultura, non solo dialettale, ma della letteratura legata al dialetto. Perché chi ha un approccio superficiale al dialetto potrebbe pensare di sentire una marea di volgarità, ma non sono gratuite. Bisogna andarci in fondo, bisogna capire il mondo che ci sta sotto. Questo brano fa vedere come già allora una donna determinata, grintosa, pur non avendo più nessuno al mondo, potesse guadagnarsi una sua indipendenza. Ma fa vedere anche un'altra cosa. Fa vedere come la Ninetta sia, per dirla con un famoso libro del XX secolo, una donna che ama troppo. La Ninetta è coinvolta in una relazione tossica, in una dipendenza amorosa. E pur sapendo, lei adesso queste cose le dice col senno di poi, pur sapendo che le cose le potrebbero andare meglio, o le sarebbero potute andare meglio, lascia che la persona che lei ama in maniera così incondizionata la rovini. La Ninetta del Verset. Premessa, lei qui parla del fatto che la sua zia, che è morta, le ha lasciato una bancarella al mercato. Lei si conquista un'indipendenza lavorativa anche legata alla sua femminilità, che oggi è un concetto, potrebbe essere un concetto un po' discutibile, però secondo me qui va letto nell'ottica del fatto che lei dice: avrei potuto avere di meglio. Diciamo, noi vediamo la potenza di un amore sbagliato che riesce a piegare la determinazione di questa donna. Ecco. Con ca piantada e con qui poc danè, fresca, giuena e grassa come sera, gaveva sempre gente, innanzi in dre, alla mia banca, mai che ne una fera. De che, e veniva di vive, e a quist basta dumà, che ghe fas cera. Se gavesse anche vendu merda per pes, sti facce de porc, era incontent li stes. E che fior de partì poteva fa? In sci, magara, aves vursu da tan, fiure tun de mercant, de fan marcia in guala, di princiuri e di prindam,
E se più sta da tusa de tratà, su che un fra girumin, lavur sudam del pelter a susen, pande smet banca, mandami in fiaca, e lui comparinanca. Mammi, ciuca, imbriaga, incarugnata de quella rasa de candun tagliapiece, tante quante che ne sta che man cercata, e oltre tant Luca Sciafera dieci. E sì, che già mo un pes men sera dada, che il me fava scusa de stopa birch. Ma già, nu, vac de don, sentuci in sci, se al munghe un Crist. El ven propri, a scirni. Grazie. Grazie. Grazie tantissimo. Grazie per questa interpretazione, grazie per la passione con cui ci hai trasmesso tutta la tua sapienza dialettale e culturale. Grazie. Grazie a voi e grazie ancora per questo onore meraviglioso. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Grazie anche alla signora De Marchi, naturalmente, a tutti per l'affetto, per l'attenzione. Grazie. 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 Buonasera. Grazie. 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 Ecco Anna Gerometta. Sì, purtroppo mi mancava, la Ruth Shama, che però non ho visto entrare. Io devo chiedere, lo dico adesso così perché poi magari a chi parla poi di uscire proprio, perché magari io mi dimentico di farli uscire o non lo faccio nel modo corretto, invece devono uscire per poter poi far entrare gli altri, quindi ve lo chiedo gentilmente. Vai Anna, prego, adesso iniziamo quindi col tema dell'ambiente. E chi meglio di te? Allora, beh, intanto grazie davvero a Luisa Mariani e Giovanni Zaccherin e a Diana che ha, come dire, sostenuto questa iniziativa bellissima di cui io ovviamente mi sento onoratissima, immeritata. Quello che devo dire mi fa molta... colpisce molto nelle parole delle donne che hanno parlato prima di me. Uno, che quello di cui parlerò io è una cosa assolutamente trasversale e nella quale sarebbe bellissimo riuscire a coinvolgere trasversalmente tante arti, perché alla fine quando parliamo dell'arte, dell'aria, parliamo di qualche cosa che è assolutamente indispensabile a tutti noi. E quindi sarebbe bellissimo riuscire a organizzare qualche cosa che fosse, dopo tante parole belle su Milano e sulle potenzialità e sulle ricchezze di Milano, poter dare una ricchezza maggiore a Milano in termini di qualità dell'aria. Io ho iniziato, mi presento, sono Anna Gerometta, faccio l'avvocato, da ormai più di 20 anni ho iniziato questo percorso di, come dire, di studio, di anche diffusione nei limiti in cui ho potuto, di una vicenda che tutto sommato è nata in modo totalmente femminile, cioè io avevo una bambina piccolissima, piena di allergie, e ho capito a un certo punto che l'80% delle sue allergie erano collegate in modo molto forte con la qualità dell'aria di Milano, che all'epoca era ancora peggiore di quella di oggi. Quindi la mia storia nasce così. Avrei voluto, se ci riesco, farvi vedere qualche motivo per cui ogni milanese dovrebbe effettivamente occuparsi della qualità dell'aria che respira, se effettivamente però ci riesco, e forse devo essere autorizzata, non lo so, però. Quindi non vorrei far perdere tempo, perché effettivamente allora ecco. Allora, no, vi vorrei far vedere appunto il motivo per cui effettivamente non so se riuscite a vedere adesso il mio schermo con Milano grigia. No,
Non lo vedete, accidenti. Allora direi che esco e non vi faccio perdere altro. Mettimi sulla chat, Anna, se riesci, che forse è più facile, così lo vedono tutti, se vuoi. Ce la posso fare? Aspetta. No, Ma sai forse qual è la roba? Avrebbe dovuto mandarli prima a te, Diana, che sei la host e tu potevi condividere. Capisci? Perché sei tu che hai in mano tutta la questione. Vabbè. Non ce la faccio. Sì. Ce lo racconti. Ve la racconto, perché sì. A parte che vi facevo vedere una passeggiata che ho fatto sul Monte Generoso, dalla quale si vedeva questo strato spaventoso di nero sulla pianura padana, e guardando verso Milano, era una foto molto rappresentativa di quello che noi non vediamo da dentro, perché noi siamo immersi dentro un'aria che è purtroppo velenosa e molto dannosa per il nostro corpo, e quindi il messaggio era: rendiamoci conto che noi siamo abituati, ma così non dovrebbe essere. E che questo, come dicono tutte le evidenze scientifiche, è qualcosa che danneggia ogni parte del nostro corpo e ogni funzione, ogni organo che abbiamo, perché ormai c'è un sacco di evidenza. Siccome dobbiamo parlare di Milano, vi avevo fatto una slide che vi mostrava il fatto che Milano è la città al mondo che in proporzione alla popolazione ha il più elevato tasso di mortalità riconducibile alle emissioni da trasporto, quindi è prevalentemente un problema di trasporto. E vi avevo fatto anche una slide che vi mostrava che cosa succederebbe se la nostra aria migliorasse. Allora, se la nostra aria migliorasse, a Milano una donna su 11 non si ammalerebbe di tumore al seno. Ogni anno si salverebbero 1.453 persone che muoiono per l'esposizione al PM2.5, 500 bambini ogni anno non si ammalerebbero di asma, e secondo uno studio che è stato fatto molto affidabile da un gruppo di ricerca che coinvolge Harvard, il Max Planck tedesco, la mortalità da Covid a Milano sarebbe ridotta del 21%, perché noi sostanzialmente, avendo una degli organi respiratori deteriorati da una situazione cronica di cattiva qualità dell'aria, reagiamo in modo più debole, e quindi questo è un motivo, credo, per tutti di rendersi conto che effettivamente questo tema è un tema importantissimo, soprattutto, e penso alle due giovani che abbiamo visto prima con i bambini sono estremamente suscettibili, sensibili e fragili, perché il loro sviluppo è in itinere, dalla gestazione in poi sono estremamente vulnerabili al rischio che può determinare nel loro sviluppo l'inquinamento atmosferico. Quindi diciamo che la nostra campagna Cittadini per l'aria vuole coinvolgere tutti. Forse avete visto sui tram, abbiamo tentato di far vedere che alle persone che dobbiamo veramente smettere, cambiare modo di muoverci. Potete andare sulla pagina del sito www.cittadiniperlaria.org. È un tentativo per riuscire a coinvolgere i milanesi in una visione di una Milano più bella, più pulita, con un'aria più pulita. Si può fare, assolutamente, lo stanno facendo un sacco di città, e quindi bisogna essere ottimisti e dare aria più buona a tutte queste bravissime cantanti. Grazie. Grazie, è proprio un lavoro fondamentale, indispensabile per la salute. Diana, tu che sei al comune, sono parole preziose. Riportale molto, sì, poi fanno parte di quella cura che adesso deve diventare, certo, sì, assolutamente, certo. Un elemento trainante, lo so. grazie a voi, grazie ancora,
Fabiola. Fabiola Violetti. Scusa, ho mandato via Anna così, ma qui devo fare va bene, vai. Allora, io non ho visto le altre, quindi mi presento, già presentato. Niente. No, allora, sono Fabiola Minoletti e sono vicepresidente del coordinamento dei comitati. Ho una lunga, abbastanza lunga storia sul territorio, perché dal 2005 io mi occupo di quartieri, di vie della nostra città. E praticamente cerco di portare avanti delle progettualità sul territorio, positive e propositive, sempre in collaborazione con i cittadini dei diversi ambiti e anche in collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine. Mi occupo quindi di quartieri e di comitati di quartieri che nascono sul territorio dove ci sono chiaramente delle criticità oppure perché si vogliono proporre delle nuove progettualità. Il territorio chiaramente è uno spaccato molto dinamico, molto magmatico e spesso problematico. E le tematiche dei comitati di quartieri sono variegate, ma prevalentemente riguardano i beni comuni di una comunità, quindi praticamente la sicurezza, il degrado ambientale, la fruibilità del territorio e diciamo la promozione di nuovi valori civici. È importante nella mia diciamo lunga esperienza sul territorio che il cittadino, cioè per arrivare un po' al dunque, il cittadino torni a innamorarsi dei propri ambiti territoriali. Perché laddove si crea uno scollo tra territorio e cittadino, il territorio abbandonato a se stesso tende a degradarsi e il degrado fa sì che ci siano delle condizioni ottimali perché quell'ambito territoriale diventi praticamente ottimale per l'affermarsi di microreati, di microcriminalità e di atti vandalici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quel territorio si degrada ulteriormente e quindi cosa vuol dire? Che il cittadino si allontana ulteriormente dal suo ambito territoriale, dalla sua via, che quindi è abbandonata a se stessa. E è importante ricordare che l'identità urbana del cittadino si identifica proprio con il senso di rispetto civico. Quindi noi cerchiamo di promuovere delle iniziative molto semplici, molto fattibili con le risorse del cittadino, quando ha poco tempo non è necessaria nessuna diciamo, competenza o qualifica particolare. E l'evento che più utilizziamo e che promuoviamo sul territorio è il cosiddetto Cleaning Day, ossia delle giornate di pulitura dalle scritte vandaliche di muri e manufatti presenti negli spazi condivisi e quindi fruibili da tutti. Nel senso, può essere una scuola, un parco giochi, i muri di una casa popolare piuttosto che di un oratorio o una chiesa. Giusto stamattina eravamo a pulire una chiesa. Ecco. E perché è importante? Perché il cittadino, nel momento in cui banalmente prende in mano un pennello e cancella una scritta da un muro, non è un imbianchino, ma lui è un cittadino che apre gli occhi, prende con quel pennello che cancella una scritta vandalica, lui riprende possesso di quel muro. Lui quindi diventa fautore di bellezza nella sua via, nel suo quartiere, ma non soltanto, lui diventa un vero protagonista di una nuova cittadinanza, di una cittadinanza attiva, di una cittadinanza che torna, come ho detto prima, a innamorarsi della propria via e del proprio quartiere. Quindi torna a esplicare il suo territorio, il suo diciamo, ruolo fondamentale, che è quello di controllare in maniera spontanea il suo ambito territoriale. Da un lato si allontana il degrado urbano e da un lato lui stesso, rieducato, diventa meno fautore di quel piccolo degrado urbano di cui tutti siamo spesso anche fautori. Quindi
Questo è un messaggio che io reputo veramente importante, piccole progettualità fattibili, anche in maniera discontinua, che però tornino ad appassionare il cittadino al suo territorio. Perché io mi sono mossa in vari territori di Milano e devo dire che le vie, i quartieri, hanno qualcosa di magico, perché nelle vie, nei quartieri, c'è ancora umanità. C'è tantissima, è vero, anche rabbia, ci sono contraddizioni, però c'è anche voglia di fare. E quindi io ritengo che sia bello, importante e utile ripartire proprio dalle vie, proprio dai quartieri, per conquistare insieme in maniera bella la nostra città. Ecco, grazie, cioè, questo era il mio messaggio. Grazie, un intervento molto utile per la vita, per stare meglio. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Maria Torelli. Ciao. Innanzitutto grazie per l'invito. E, dunque, allora io partirei intanto dalla città di Milano, diciamo, la città di Milano in cui sono nata, ho avuto la possibilità di studiare e ho studiato prima scienze politiche in statale ormai 15 anni fa e mi sono da poco laureata invece ai civici corsi di jazz in contrabbasso jazz. E, quindi diciamo che la in sostanza tra un'attività di cooperazione internazionale e l'attività invece musicale, che vedo abbastanza come due attività complementari e integrate. Nel senso che innanzitutto la mia attività principale che è quella di responsabile dei progetti di educazione all'estero della Fondazione Mission Bambini, che è una fondazione basata a Milano, è sicuramente un'attività che mi dà la possibilità ogni giorno di avere uno sguardo sul mondo. Abbiamo progetti in Asia, Africa, America Latina e molti di questi vedono il coinvolgimento di donne e ragazze. Ragazze che soprattutto nell'ultimo anno sono state le più penalizzate dalla pandemia anche nei paesi del sud del mondo, perché spesso si sono trovate a doversi fare carico anche dei bisogni familiari, diciamo, quindi di tutte le necessità di cura dei fratellini più piccoli, degli altri familiari. Sono state spesso vittime di violenze perché magari i padri perdevano il lavoro, erano a casa, avevano più tendenza di prima a ubriacarsi, a diventare violenti. Tante donne che lavorano nel settore informale dell'economia hanno purtroppo perso il lavoro, quindi sicuramente le donne e le ragazze sono state le più colpite anche all'estero, un po' in maniera simile a quanto è avvenuto anche in Italia. E tante ragazze purtroppo hanno anche abbandonato la scuola, e questo speriamo che sia qualcosa che possa essere reversibile nella grande maggioranza dei casi. Ecco, alcune ragazze purtroppo si sono anche sposate nonostante tutti i tentativi di prevenire i matrimoni precoci. Ecco, però sicuramente è una tematica che già era problematica prima della pandemia e che è stata aggravata dalla pandemia. Rispetto alla mia attività invece in ambito musicale, ritengo che il collegamento principale tra le due sia un po' il concetto di estetica legato all'etica, nel senso che sono molto convinta del fatto che la bellezza e il fatto di poter percepire come bello una serie molto ampia di cose, quindi ampliare i confini della bellezza che magari abbiamo imparato da bambini a percepire come bellezza, perché magari ci sono delle altre cose
che sono più difficili da interpretare come belle, ma sono lo stesso belle. Ecco, ampliare questi confini e scoprire ogni giorno la bellezza ci può portare anche a cambiare il nostro atteggiamento nei confronti del mondo e ad assumere dei comportamenti più etici, che sia all'interno della nostra città, che sia in un contesto invece più ampio, più internazionale. Però, insomma, ecco, penso che quindi queste due attività che svolgo non siano in contrasto tra loro, ma anzi siano complementari. Grazie ancora per l'invito. Grazie. E infatti noi abbiamo conosciuto un'occasione di concerto con la Cristina Mazza. Esattamente. È stata una bellissima serata. Grazie. Grazie. Grazie tantissimo. Ho fatto entrare le persone che erano in lista d'attesa, diciamo, che se vogliono adesso intervenire senza l'ordine, perché mi sembra che, insomma, intanto stanno aspettando da un po', e poi ho visto che invece il gruppo, diciamo, del volontariato di cui faceva parte Maria Tonelli non aveva altre richieste in questo momento. Quindi saltiamo, ma diamo parola alle persone che ci sono, che sono Sì, contenta che siate vedo con noi. che è entrata Francesca e che ci avrà, no, avrà tante cose, no, interessanti da dirci. Ciao Francesca. Ciao, ciao Luisa, grazie Diana, grazie Luisa, grazie Giovanni. Allora, io sono architetto, sono nata, vissuta a Milano, ho laureato la mia professione, libera professione a Milano, giovanissima, ho aperto il mio studio nel 1980. Erano anni difficilissimi, erano gli anni di piombo, erano anche gli anni in cui dal punto di vista lavorativo si era bloccato l'edilizia privata dopo il grande sviluppo, il boom degli anni 50-60 a seguito della ricostruzione dopo le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. E quindi a quel punto io ho sviluppato una mia nicchia di lavoro, allora assolutamente vergine, che era il recupero degli immobili, non c'era questa attenzione come c'è adesso, il recupero degli immobili e lo studio del design degli interni. Ecco, però diciamo nello svolgere la mia professione con tanta passione e con tanta dedizione, ho avuto al fianco mio marito che mi ha sempre spinto ad andare oltre quello che era la mia professione, la mia famiglia, i miei doveri e cercare di aprirmi alla città e al volontariato, nel senso che ero stata fortunata, avevo ricevuto molto da Milano e che cosa potevo fare io per la mia città. A questo punto mi sono avvicinata alle organizzazioni di volontariato e di servizio e nel 1998 sono stata cooptata dal Soroptimist. Ecco che io vi parlerò del Soroptimist. Che cos'è questo Soroptimist, questo nome strano? È un'organizzazione femminile in cui tutte le socie vengono cooptate, ma sono devono essere attive nel campo lavorativo, nelle professioni, degli affari, dell'imprenditoria. Perché? Perché entrando a far parte del Soroptimist devono portare le proprie competenze, per poter allargare la base e fare dei service. Il Soroptimist nasce esattamente 100 anni fa in America. E chi dette gli statuti era lo stesso che aveva fatto gli statuti per il Rotary. Il Rotary era solo maschile, il Soroptimi era solo femminile. Nasce nel 21 a Oakland, in California. Queste donne, tutte imprenditrici, si riuniscono per salvare le sequoie che dovevano essere abbattute. Loro si sono imposte di impedire il disboscamento delle sequoie. Dopodiché hanno fatto un sacco di altri service, tutte improntate al servizio della comunità. Il Soroptimist dilaga tutto il mondo, arriva nel 24 in Europa, viene fondato a Parigi
e in Italia arriva nel 28 a Milano. Infatti io faccio parte del Milano fondatore, quindi il primo club italiano. Cosa facciamo noi sorottimiste? Ovviamente, essendo un'associazione femminile, ci occupiamo prevalentemente delle donne e di tutelare i minori. E, ogni club, ce n'è uno per città, io parlo in questo caso dell'Italia, siamo 157 club, circa 6.000 socie, e quindi ogni club ha i suoi progetti, i suoi service che vengono in genere dettati dalla presidente. La presidente in carica dura solamente 2 anni, quindi c'è un grosso ricambio, no? Perché ogni 2 anni si cambiano tutte le cariche. Quindi questo perché? Per portare linfa nuova e idee nuove. Quindi abbiamo i service dettati dall'ascolto del territorio, dei bisogni del territorio. Poi ci sono i progetti nazionali, cioè i progetti che vengono lanciati a cui tutti i club aderiscono, poi ci sono i soggetti internazionali. Noi siamo suddivise in 4 federazioni al mondo, che sono l'America, l'Europa, la Gran Bretagna e il Sud-Est Pacifico. E adesso sta nascendo la federazione africana, che attualmente tutti i club africani sono sotto l'Europa, però si stanno staccando anche loro. Quindi io, quando sono stata cooptata, nonostante che avessi una bambina di 10 anni, una mamma molto malata da curare, lo studio da tirare avanti, però sono rimasta subito affascinata da questi ideali di donne che dedicano il loro tempo e le loro competenze in maniera del tutto disinteressata. È molto forte il concetto dell'amicizia, un'amicizia fondata su valori morali e non certo per un tornaconto personale. E quindi i service che io ho seguito erano quelli dove io avevo le competenze. Io ero architetto, si entra ciascuno per professione diversa nei club. E quindi ho fatto questi progetti che mi sono piaciuti moltissimo e che vi riporto perché li ritengo veramente interessanti. Nei primi anni 10, per esempio, l'aula d'ascolto protetta per l'audizione del minore nei tribunali. I bambini abusati una volta venivano interrogati e rischiavano anche di vedere il proprio abusante in manette. Quindi voi potete immaginarvi lo shock per questi poveri ragazzini. E quindi abbiamo fatto questa aula formata da due spazi diviso da uno specchio. Per cui il bambino da una parte veniva interrogato in maniera consona dal giudice con l'aiuto di psicologi. L'interrogazione veniva ripresa con una videoripresa in modo da poter rivedere il film e dalla mimica capire molte cose. Al di là dello specchio invece stavano i giudici e le altre parti. In questo modo il bambino da allora ha un solo momento di deposizione. E quindi questo ha portato un enorme beneficio su queste vittime. Un altro bellissimo progetto che Diana conosce è la stanza d'ascolto per le vittime di violenza. Cioè abbiamo fatto, Soroptimus ha fatto un protocollo con i carabinieri in modo da allestire presso il comando dei carabinieri una stanza tutta particolare, tipo salotto, senza alcun segno che fossimo in una caserma di carabinieri, in modo che le donne potessero parlare in maniera accudite, ascoltate, soprattutto da personale formato. Una volta non, nessu, le denunce erano pochissime una volta. Perché? Perché le donne avevano paura di non essere comprese, poi gli dicevano torna a casa, fai la pace con tuo marito e quindi a questo punto non andavano più a fare denuncia. Da quando sono state allestite queste stanze con questo personale che viene formato in una scuola apposita vicino a Roma,
mettendosi poi in rete anche con i tribunali, questo ha portato un enorme aumento delle denunce e quindi un tentativo di arginare questo fenomeno che comunque è tremendo ed è comunque in continuo espansione. L'abbiamo visto anche adesso durante il lockdown, che purtroppo il lockdown ha dato un incremento a questi fenomeni. Poi un altro progetto bello che ho fatto, sempre come architetto, che quindi avevo le competenze per farlo, ho sentito Donatella Massilla che ha parlato prima della sua attività nel carcere di San Vittore. Io ho allestito con le mie, ovviamente per il mio club, questa stanza della bellezza, cioè questo locale in cui le detenute possono andare a farsi pettinare, a mettersi in ordine prima o di incontrare gli avvocati o di incontrare magari i parenti, un momento per loro, per riacquistare la loro fenibilità e quindi anche la loro autostima. Adesso, appena finito il Covid, faremo anche questo corso, verrà una truccatrice della RAI, per cui insegnerà a loro anche in maniera professionale, sia il trucco che il parrucco, in modo da, una volta uscite, di avere un qualche cosa da spendere nel mercato del lavoro. I progetti sono tanti, io non vorrei, presa dal mio entusiasmo, portare via tempo alle mie colleghe successive, però finisco per dirvi che come queste organizzazioni di servizio, abbiano ancora oggi un'enorme importanza, perché diciamo, hanno un'ottica generalista perché fanno tanti progetti, però hanno il compito di anticipare i bisogni della società. In questo momento noi sentiamo fortissimo il problema della leadership femminile. Le Grazie. nostre ragazze vivono un mercato del lavoro che è spaventoso, che ti tritura, che non ti lascia spazio alla vita privata. Questa cosa non va bene, bisogna pareggiare nel mondo del lavoro, perché se no, che cosa succederà? Escono dal mondo del lavoro con la prima maternità oppure rinunciano a una propria vita personale per poter realizzare i propri sogni di lavoro. Brava Francesca. Aspetto importantissimo è la sostenibilità, cioè noi stiamo affrontando questo problema della sostenibilità, penso a Geromettà che ne ha parlato prima, la qualità dell'aria, perché se noi non ci occupiamo della sostenibilità, questo problema è un boomerang che ci torna dietro, indietro in una maniera tremenda. Ecco, Grazie Francesca. Sostenibilità sociale e ambientale che devono andare di pari passo. Quindi assolutamente. bravissimo, grazie, grazie Assolutamente. tantissimo. Un Io abbraccio a darei tutti. Sì. un abbraccio grande. Io darei la parola a Giada Bai perché appunto era in attesa da un po' e mi dispiace che questo sistema non consenta di essere tutte insieme, però la ringrazio per la pazienza. Prego. Grazie mille Diana, dottoressa De Marchi, per l'invito. Ringrazio Diana va qui benissimo. Monica Dini per avermi chiesto. Ok, Diana, grazie. Mentre l'altro ci siamo viste in un altro palinsesto, sempre dei talenti delle donne, ma del Comune di Milano, ma rivolto appunto alle comunità internazionali. E niente, appunto, volevo Mi ringraziare ricordo, sì. per essere venuta a questo libro. È stato molto emozionante perché è segno, no, che c'è un riconoscimento da parte di Milano, da parte della popolazione, no, di come noi cittadini italiani di diversa discendenza facciamo a tutti gli effetti parte della popolazione milanese. E Milano è sempre stata all'avanguardia per questo, no, in questo settore, in questo tema, quindi veramente in questi ultimi 10 anni ringrazio veramente Milano per averci dato voce. Questo è molto importante, sembrano piccole cose, no? Perché per esempio il sindaco Sala fa sempre gli auguri per il Capodanno cinese. Sembra una piccola cosa veramente, ma a noi che siamo nati o cresciuti a Milano, comunque in Italia,
Fa piacere, no? Perché è un riconoscimento di come siamo cittadini italiani, siamo cittadini milanesi, anche se no, diviso non siamo caucasici. Non so. E, sono una rappresentante no, tra le tante di questa diciamo, seconda generazione, no? E le nostre lotte sono tantissime, sia a livello trasversale, no? Citano il femminismo, il razzismo, antirazzismo, eccetera, sia a livello anche di ogni comunità, perché ogni comunità ha anche delle sue specificità. Io ringrazio Milano per aver sostenuto la comunità sino-italiana, soprattutto in quest'anno difficile, perché per noi è stato molto, molto difficile. Lo scorso anno, soprattutto a gennaio e febbraio, ringrazio i partecipanti alla Notte delle Bacchette, ringrazio i partecipanti alle varie cene, passeggiate, pranzi solidali che ci sono stati in Paolo Sarpi. Vi chiedo anche, non so se avete sentito del caso Giunti, Special Notizia, tutto quello che è, io con un po' di amici, sia italiani che sino italiani che cinesi, abbiamo scritto una lettera all'editore Giunti. Per spiegare perché secondo noi forse è il caso, no, di rivedere un po' i libri di testo. La lettera è stata pubblicata dal Manifesto e quindi se volete, se avete piacere di condividerla o comunque di leggerla, la trovate sul sito del Manifesto. E ringrazio ancora tantissimo Milano e andiamo avanti così. Grazie Giada. Io non ho visto la lettera, confesso, e ci tengo tantissimo invece a vederla e soprattutto a sostenerla. Quindi poi ci parliamo noi, magari in qualche modo la pubblichiamo, facciamo sì che circoli anche in altre reti, perché credo che sia molto importante. Quindi grazie davvero. Grazie. Grazie. Volentieri, volentieri, grazie mille. E adesso Adele Nardulli. Vai Adele. Eccomi. Ciao cara. Ciao Diana, grazie per questa iniziativa. Si è parlato appunto di riunirci tutte coloro che hanno partecipato appunto alla stesura, al rilascio delle interviste per questa, la creazione di questo libro che ritengo sia davvero un buon esempio che dovrebbe essere seguito anche da altre città, per quanto mi riguarda il mio pensiero è questo. Milano però credo che sia il punto di partenza giusto per questo tipo di iniziativa, perché è una città che offre tante opportunità alle donne. Io sono un'imprenditrice nel settore linguistico e opero da 30 anni e non posso dire di avere mai incontrato degli ostacoli nella realizzazione di quelle che erano le mie aspirazioni lavorative. Quindi la città mi ha offerto sempre tutte le occasioni per potermi esprimere e non ho incontrato ostacoli. Ecco. Certo, come dicevo anche nell'intervista poi del libro, ci sono un po' di, come dire, di elementi che naturalmente che adesso a posteriori mi sono focalizzata e che potrebbero essere di aiuto magari ad altre imprenditrici. Io le avevo riassunte in questa parola, questo acronimo che è SLEC, che in inglese vuol dire elastico, e quindi richiama un po' il concetto di flessibilità su cui io fondo tutta la mia esistenza, ecco, oltre che la mia carriera. Laddove SLEC rappresenta la S, che vuol dire studiare, e su questo io insisto molto anche con le ragazze che così entrano nella nostra azienda, una società di traduzioni che accoglie tantissime persone, ma sono praticamente tutte donne, perché comunque nel settore linguistico, bene o male, ci esprimiamo meglio noi, abbiamo questa dote, e arrivano soprattutto dalla scuola civica, quindi la fondazione civica, la Altiero Spinelli, la scuola interpreti, che fa parte poi di questa fondazione, che racchiude anche la Paolo Grassi, di cui ho visto una rappresentante prima, e la scuola di cinema Visconti, e quindi ecco, noi siamo praticamente così un po' state anche in passato le rappresentanti della voce del settore linguistico di questa fondazione.
così abbiamo portato avanti l'eredità in maniera consapevole, quello che ci è stato dato dal Comune di Milano. E questa è per esempio una delle prime occasioni che mi è stata data dalla città, no? Avere una scuola interpreti che è veramente di altissimo livello. Prima c'era solo l'Università di Trieste e poi è arrivata questa circa 20 anni fa, no, 30 anni fa, ecco, 30 anni fa. Ecco, quindi SLEC, studiare non soltanto quella che è la tua disciplina principale, ma anche interessarsi un po' a tutto, cercare di essere poliedrici, no, nell'apprendimento, e quindi arricchirsi di ogni spunto in modo che poi nel momento in cui ti dovessi trovare a gestire un'azienda o comunque portare avanti un qualsiasi progetto, qualsiasi impresa, qualsiasi iniziativa che ti permetta di esprimerti, quindi non si parla solo di azienda, ma si parla anche di tutto quello che abbiamo sentito finora, anche a livello artistico, a livello ambientale. Ecco, in quel momento ci si accorge come una conoscenza omnicomprensiva sia fondamentale per poi creare una specie di mosaico, no, delle tue competenze. Quindi studiare, lavorare naturalmente, è vero che le donne si devono ritrovare a lavorare un po' di più rispetto agli uomini per potersi affermare. Però poi nel momento in cui si è dato tanto, si ha anche un po' così la forza per poter richiedere in cambio il riconoscimento giusto e il successo giusto. Quindi avere, come dire, l'anima, la coscienza a posto. Agire, SLEC, quindi la A, agire ma in maniera, come dire, controllata, non improvvisando, non anche affidandosi così a delle soluzioni facili come potrebbe essere, che ne so, nella mia storia mi è capitato di avere delle offerte di fondi di investimento che magari avrebbero investito chissà che cosa nell'impresa, oppure di grandi manager che volevano prenderla in mano e portarla avanti a modo loro. Invece l'importante per me è stato proprio cercare di esprimere nella mia impresa quello che io ero come donna e come persona, come essere umano. E quindi ho sempre rifiutato le soluzioni facili, ecco. La C cambia perché ci sono dei momenti nella propria storia professionale e anche personale in cui bisogna avere proprio la forza di abbandonare la comfort zone, ed è lì che si ricrea qualcosa di veramente innovativo, chiaramente nuovo. Nel mio caso si è trattato di rifondare l'impresa su basi molto più attinenti a quella che era la mia natura, insomma. Il motto nostro è human to human, che significa che le nostre traduzioni, il nostro modo di lavorare è fondato sul binomio di umano e tecnologia naturalmente, che non può essere ignorata in questo momento. Questo è il punto poi su cui vorrei. La K è invece l'investimento, la K è la vitamina K che favorisce la coagulazione del sangue. Io l'ho usata così per richiamare l'idea, richiamare il concetto di investimenti che servono, investimenti economici, intendo, che servono comunque per finanziare l'impresa, e di questo, per esempio, va bene, mi sono avvalsa anche di investimenti, cioè di finanziamenti della Comunità Europea per la ricerca e sviluppo, cose che ci hanno permesso di fare quello che spesso molte donne hanno paura di fare. Appunto su questo vorrei concludere. Noi donne siamo più portate chiaramente agli studi umanistici, e la maggioranza delle donne scelgono questo tipo di percorso. Non ci sono ancora abbastanza persone, donne che studiano, che frequentano i corsi di ingegneria, di matematica, di ecco, medicina, invece siamo al 50%, però tutto ciò che è tecnologia pura fa un po' paura. Ok, questo può essere, penso che nel momento in cui noi ci incamminiamo, cioè seguiamo un percorso di studi, portiamo avanti quella che è un po' la sensibilità femminile, che l'intelligenza emotiva che va a creare quelle soft skills che fanno parte della persona. Però ciò che è importante è, secondo me, integrare, anche per chi non ha fatto percorsi tecnici, integrare anche a posteriori le proprie conoscenze umanistiche con quelle che sono delle conoscenze più tecniche, tecnologiche, perché solo così, e nel mio caso l'impresa, può competere veramente a livello internazionale. Cioè, se mi fossi basata soltanto sulle mie predisposizioni umanistiche,
probabilmente l'azienda non avrebbe potuto stare al passo con l'innovazione tecnologica, che invece chiaramente è sempre più rapida. E quindi è necessario proprio integrare quelle che sono hard skills con soft skills, perché noi donne siamo più predisposte alle soft, quindi appunto empatia, sensibilità, predisposizione artistica, ma d'altro canto, se avvaliamo anche delle competenze tecnologiche, potremo avere una parte in più per poter aprire il famoso, avere la chiave, il grimaldello al famoso soffitto di cristallo. Ecco, quindi questo è il mio messaggio per altre donne della città, della città di tutta l'Italia in realtà, perché credo che questo patrimonio femminile imprenditoriale sia così un bene da sfruttare, un bene ancora da capitalizzare, un po' ignorato, ecco, fino ad oggi. Grazie ancora per grazie. Poi dobbiamo fare una discussione anche proprio specifica su questo, ma insomma su molte delle tanti spunti da portavoce comune di tutte queste Diana, abbiamo anche il discorso del linguaggio gender, esatto, ne abbiamo da discutere, da approfondire, però oggi non abbiamo tempo, però sono stati davvero spunti interessantissimi, grazie tanto, grazie Luisa e grazie Giovanni. Grazie a te, grazie. Ho inserito Ira Rubini perché era da un po'. Eccola. Cioè. Benissimo, allora darei a lei la parola, prego. Non si sente. Ci siamo. Eccomi qua. Allora io saluto tutte coloro che sono collegate, evidentemente mi fa molto piacere essere qui, ringrazio ancora gli autori del libro, li ho ringraziati anche in occasione di una recente intervista, ci farà piacere quando torneremo in presenza, se lo ritenete, di organizzare a Radio Popolare, dove lavoro, un incontro nel nostro auditorium oppure in un'altra maniera potremmo... Molto, sì, grazie. Insomma, grazie. Noi sapete che facciamo anche delle gigantesche feste dove si beve molto e ci si diverte molto, possiamo anche pensare di fare un incontro lì, così facciamo una cosa... insomma anche divertente, perché siamo tutte molto stanche, insomma, credo di questa situazione, anche perché, come qualcuno ha già detto, le donne sono state un po' anche quelle che, molte almeno, l'hanno subita un po' di più. Io sono molto fortunata perché ho sempre lavorato in presenza, addirittura nel primo lockdown, perché pur con tutte le cautele del caso eravamo pochissimi in redazione, quindi io non mi lamento, va bene così, non mi sono ammalata, cioè non vedo proprio nessun motivo per... ho visto situazioni, ho perso cari amici, insomma, per cui non intendo dilungarmi sulla mia percezione di questo tempo molto difficile, ma per quello che ho potuto ho cercato di interpretare, come tutte le persone che mi hanno preceduto, sia il tempo che il ruolo che il mio lavoro mi consentiva di fare. Quindi abbiamo cercato di dare voce soprattutto alle persone che erano in difficoltà, in una maniera che la comunicazione consente, che secondo me qualunque giornalista avrebbe il dovere in momenti come questo di fare, invece di preoccuparsi d'altro. Poi l'abbiamo fatto bene o male, insomma, quello si vedrà, insomma, però l'intenzione era quella, quindi io mi metto anche in una dimensione collettiva in cui molte mie colleghe che magari hanno bimbi piccoli, famiglie, eccetera, hanno comunque molto coraggiosamente affrontato anche situazioni non semplici di documentazione. Quindi vorrei ricordare soprattutto loro, ricordare la città. In questo momento io sono da 3 settimane al Piccolo Teatro occupato in diretta, mi sono spostata con tutto lo studio proprio per descrivere che cosa succede lì, quindi in questo caso si parla di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. E noto con grande piacere che ci sono tanti studenti, studentesse, tanti giovani artisti o professionisti dello spettacolo che ormai interpretano il lavoro e anche la partecipazione in una maniera che supera i generi. Quindi certamente i più giovani sono lì anche perché è un ottimo sistema per tornare in presenza e incontrare ragazzi e ragazze con cui magari nascerà qualcosa che tutti abbiamo fatto quando avevamo la loro età. Però al tempo stesso vedo, come dire, che le ragazze si occupano
di tutti i ruoli tecnici, che ci sono tante macchiniste, che ci sono tanti ruoli che tradizionalmente erano sempre affidati agli uomini, che invece ormai sono interpretati anche dalle donne, anche perché io credo che, anche se in un certo senso sono d'accordo sulle sensibilità maggiori, io però ho anche incontrato tante donne insensibili, parlo con Adele Nardulli, ma io sono anche un'autrice comica, quindi ci rido un po' sopra su queste cose, cioè sul fatto che noi siamo portate alla sensibilità, insomma, cioè io ho incontrato certe arpie che erano portate a pochissima sensibilità e sinceramente vi dico una cosa impopolare in questo panel, non vedo perché devo difendere una cretina solo perché è una donna, sinceramente, per cui c'è anche questo discorso un po' più avanti, cioè abbiamo bisogno, per carità, di stare unite, di fare moltissime cose. L'Italia è incredibilmente indietro rispetto a tantissime situazioni, ma anche proprio in termini istituzionali e legislativi, voi lo sapete meglio di me, di onorari, di compensi, le libere professioniste poi lo subiscono ancora di più delle dipendenti, questo divario, quindi per carità, massima serietà sull'impegno, però ci sono, come succede credo dappertutto, alcune donne che sono le peggiori nemiche di se stesse, quindi abbasso le gatte morte e di tutti i tipi e cerchiamo di prenderci quello che ci meritiamo, se ce lo meritiamo, con dei processi lineari che non ci obbligano a essere appunto più carine degli altri o più gentili degli altri. Io mi avvalgo della facoltà di essere, come dire, anche arrabbiata e di dimostrarlo, oppure di essere poco gradevole di dimostrarlo se chi mi provoca si è meritato quella reazione. Vorrei invitare tutte quante a dire che, insomma, se una c'ha motivo da arrabbiarsi, si arrabbia e non è detto che debba essere più tranquilla di un uomo. Meglio non arrabbiarsi, però. Grazie. Va bene, grazie a voi. Anche qui ne avremo da approfondire, diciamo. In questa grande bicchierata e festa tutti assieme. A presto, risentirci. A presto, ciao. Grazie, ciao. Ecco. Monica Silva. Esatto. Posso parlare? Certo. Buonasera intanto, sono felicissima di vedere Luisa e Giovanni e grazie per l'opportunità di avermi incluso un volume straordinario con donne straordinarie. Diana, sei stata grande, un bellissimo evento. Io purtroppo sto lavorando perché devo consegnare domani a un cliente 3 copertine di un disco, quindi ho dovuto lavorare finora e non ho potuto accompagnare tutto. Comunque, insomma, sono qui e sono con voi. E laddove posso, sto sempre parlando del libro, lo sto portando avanti anch'io, sperando prima o poi di essere presente da qualche parte, vedervi, abbracciarvi e poter parlare a tu per tu al più presto, che è ancora più bello, no? Certo. Noi siamo contenti che tu sia qua con noi adesso, che abbia ritagliato questo spazio di tempo per essere qua. Sì, sì, anche perché era doveroso. Per favore, chiudi, è un lavoro. È doveroso anche la mia partecipazione, anche perché sto aprendo un'associazione contro la violenza alle donne. Non lo sapevo. Non solo perché in questo momento. Non perché in questo momento sono aumentato ovviamente a causa di questa situazione che stiamo vivendo da quasi 2 anni a questa parte, ma è già una cosa che porto avanti da molti anni e adesso finalmente ho dei collaboratori e delle persone che ci hanno creduto e mi stanno aiutando, spingendo a credere e andare avanti. Anche doveroso perché io stessa, essendo stata vittima di grosse violenze e pedofilia da bambina, ho deciso di mettere il mio patrimonio artistico e personale, no? Come persona, e poter tendere la mano e aiutare chi ha bisogno. Quindi è un'associazione, è un'organizzazione internazionale dove sto facendo una sede anche a San Paolo con grandi personalità che mi stanno dando una mano e tra breve usciremo, quindi
più che mai io penso che le donne devono essere unite, non aver paura di parlare. Io a lungo sono stata vittima di abusi da parte di vari personaggi, e a un certo punto, sai, quando tu dici adesso ho anche l'età di poter dire la mia e di dire basta, come diceva la signora prima, basta di fare stare lì a subire, aver coraggio di mettere fuori e parlare e agire, no? E quindi questo libro è anche importante per me, anche per il percorso che sto per iniziare, che non è facile. E tra l'altro vi inviterò magari a far parte del comitato scientifico che sto mettendo su, perché va messo, perché è un tema abbastanza difficile, no? Complicato e delicato anche, perché l'obiettivo finale è creare uno spazio per recuperare bambine che hanno subito violenza e dare un'opportunità di studio, di lavoro e di rientro nella società. Questo è l'obiettivo finale. Molto importante, è un progetto importantissimo, sì. Vi facciamo tanti auguri. Tanti auguri. Grazie, veramente. Grazie di cuore, vi parlerò, vi mando la mail anche a te. Sì, Diana. Sì, ci mettiamo in grazie. Sarò qui, se voi potete far parte di me con me in questa iniziativa. Ma grazie. Con grande piacere, grazie, grazie. Io intanto, purtroppo abbiamo fatto un po' tardi perché abbiamo sforato i tempi, quindi mi dispiace che alcune delle protagoniste delle interviste non siano state con noi, ma insomma, abbiamo avuto tanti di quegli inviti che sicuramente accoglieremo per ripresentare in altri spazi e in altre situazioni il libro dal vivo, che sarà l'occasione anche per avere tutte le intervistate. Io sono certa che in presenza sarà più semplice, e quindi lo faremo, e lo faremo in occasioni diverse, perché tutte quelle che ci hanno detto che ci ospiteranno sappiano che io ho segnato, e quindi andiamo. Luisa. E per cui io adesso, avendo davvero fatto tardi, le dirette di solito dovrebbero durare meno perché è faticoso per tutti seguire, ma è stato interessantissimo, quindi io ringrazio tutte le intervistate, le protagoniste del libro che sono state con noi. Credo che tutte abbiano dato davvero uno spunto non solo di riflessione per quello che concerneva la loro intervista, ma anche di sguardo importante per la città, con le risorse che mettono a disposizione tutti i giorni e che è importante conoscere, e quindi davvero fare in modo che tutto questo abbia sempre un'opportunità in più nella nostra città e occasioni condivise. Quindi io ringrazio ancora voi, Luisa e Giovanni, di cuore, ringrazio tutte le persone che sono state con noi, e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni che oggi abbiamo già accennato e un po', insomma, anche credo già pensato perché ricaduta realistica davvero importante, di cambiamento nel sociale, nel relazionale, davvero. Sono proprio tutte delle donne straordinarie, no? Per cui insomma, veramente vale la pena conoscerle, frequentarle e imparare da loro. Sì. Brava, esatto, abbiamo imparato molto anche oggi, sono d'accordo, sì. Ciao. Grazie, grazie a tutti, grazie ciao. Anche a chi ci ha seguito, grazie davvero, a presto, ciao, grazie, ciao, buona serata. Anche a te, grazie. A voi, a presto.